Il 20 marzo 2022 in piazza San Giovanni a Roma c'è stata una grande manifestazione intitolata Insieme per la pace, dove tanti ospiti e artisti si sono esibiti schierandosi apertamente contro la guerra. E io quel giorno ero nel backstage a documentare il tutto. Ciao, posso farti una foto? Di quale lato? Entrambi facciamo. Guardami anche qui, guardami, non ti nascondere. Di lato mettiti. Guardami. Ok, l'altro? È un po' più poetico questo. C'è qualcuno che mi tocca il culo. Grazie. Ciao. Ah, come ti chiami? Mario. Mario? Mario. Grazie da Flavio Insina e... Sa che la intervisteremo. Quindi sei da solo. Allora, Flavio, vi faccio una domanda molto semplice in realtà, però che sia mai detto alla base di questa cosa. Perché qui? Ah, ci vuole lei? Che è qui? Non lo so, io insomma lei... Sono anziano, però insomma, se oggi qua ci diamo del lei abbiamo già sbagliato allora, il senso della giornata. Perché non puoi che essere qui o voglio dire in un'altra piazza dove si cerca di costruire la pace. C'era un mio amico sacerdote che alla fine della messa diceva sì, dice andate bene, la messa è finita, dice in realtà la messa inizia adesso. Cioè, ci si salva solo tutti insieme, la vita è possibile, il mondo è possibile solo tutti insieme. Questo è come vedrò sempre le cose. E al contrario di quello che diceva il grandissimo Ennio Flaiano, mi spiace contraddirlo, ma lui diceva si nasce incendiari, si muore pompieri, io in maniera, come dire, assolutamente pacifica, non voglio morire pompiere, voglio morire incendiario, nel senso accendere scintille di possibilità, di speranza e di pace. Io faccio altro, faccio il pagliaccio in televisione e a teatro, quello faccio di mestiere, faccio l'attore, faccio il clown. Pure importantissimo. Che serve? Perché se tu fai il clown non ti viene voglia di fare la guerra, il clown è disarmato, come arma c'ha il naso rosso e quattro battute da dire, che ti possono piacere o non puoi piacere, ma non fai disastri. Ma Flavio, ti posso chiedere un sorriso in macchina? Sì. Guardami qui. Va bene. Grazie. Guardami. Un altro. Grazie mille. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie. La bottiglia è partita senza il lancio. Ascoltate, dobbiamo tirare una corda da quell'angolo a quel parte. Dobbiamo riuscire a fare guarda. Ma scusa, una cosa. Diritti degli altri, anche quando non si migliora noi, quella roba lì significa fare la pace, quella roba lì la pace. Ed è quello che noi facciamo tutti i giorni, quindi male. Ci c'è la salata. Ci fa adesso cancello la parte prima. Vedra. Esatto. E dopo questo probabilmente va direttamente. No, ha sbagliato cognome. E io ho preso porta. Quando uno ti, quando tu vai a una manifestazione, quello che c'è, quello che dice, ma che ci va? Esatto, perché?
si aprono di palo anche, alla fine aprono la porta. Sì, anche porta interna, proprio magari, non so, vado a una tipo post covid e a, sempre qua a Roma all'Auditorium, sì, era lì? No, è quest'estate, non credo, perché due anni di seguito sono stato, è stato il primo concerto post covid, però vabbè, ora cose nuove. Grazie, ciao. Scusa, mi fai un sorriso in macchina con sfondo qui? Grazie mille, grazie. Al telefonico gli dico che sto arrivando, che anche se il pubblico sta entrando in sala, io... Quale sala? Qual è una sala gigante? Qui no, ma qui il pubblico già arriva, fortunatamente. Adesso il mio telefono, non avvertire niente. Che buono la punta. No! È veramente complicato organizzare una cosa del genere ed è stato possibile grazie all'idea di questo visionario che ogni tanto dice ok, facciamo, riempiamo Piazza San Giovanni. E grazie a voi e a tutti i tecnici, tutti quelli che ci hanno aiutato, volontari, ragazzi, esatto, veramente, grazie. Esatto, che hanno lavorato tantissimo, li ringrazieremo anche dopo. Ma adesso cominciamo, partiamo. Perché siamo qui, Abu? Perché siamo qui? Mi sentite? Io prima di rispondere a questa domanda vorrei provare a fare tre ringraziamenti. Un ringraziamento ad ognuna ed ognuno di voi qui presenti. Questo momento di condivisione, di comunione. Però adesso rispondo alla domanda: perché siamo qui? C'è anche qua a scocciare il testo, lasciando di escare voi. Che c'era questa piazza popolare immensa, che c'erano delle persone, che c'erano degli artisti, dei rifugiati, attivisti, volontari. Questa invece è una donna che di Rubiera, tra Modena e Reggio Emilia, che ha fatto la festina. Sono la quinta di 8 fratelli. La maggiore abitava a Brescello, vicino all'argine del Po, e ha viste di tutti i colori. Il secondo e il terzo erano due maschi, tutti e due via, tutti e due militari, foto, Uno del 15, uno del 16. Ha cominciato il servizio di leva nel 36.
Poi finita la leva le richiamavano. L'altro, una volta mi ricordo che una famiglia, tanto che aspettava la posta da suo figlio che non arrivava mai, era in Jugoslavia. Per più di 2 mesi, postina c'è posta, io no, no. E purché non ci fosse qualche urgenza. E allora ho visto che c'era questo messaggio in mezzo alla posta e io andavo alla messa e sapevo che ci andava anche lei. E ho preso con me la lettera e quando sono alzato le armi, ho detto sì, vabbè, ma noi nel 45 le armi le abbiamo deposte, ma non perché era finita la nostra guerra, noi abbiamo deposto le armi per non riprendere più. Grazie. Intervista di tutti? No, non li voglio fare tutti, faccio la vicario adesso e ho fatto Gaia, Naip, Diodato e Zinna e Leucasio. Ah, c'è Leucasio? Sì, io l'ho visto. Quello col cappuccio verde. Ah. Ciao, posso ciao. Farti una foto? Certo, sì, certo. Con lo sfondo qua facciamo. Vai, sì. Va, vieni qui. Un'altra. Grazie mille, grazie. Ciao, posso farti una foto così? Guardami qui, va bene? Perfetto, grazie mille. Sì, quest'inverno poi sono laureato. No, ma io ti ho lasciato dove andare in giro col camper. Sì, 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 ho fatto il giro del camper. Bello, bello. No. Elio, posso farti una foto? Mi guardi qui? Devo guardare? Sì, guardami qui un attimo il volo proprio. Grazie mille, grazie. Aspettate che mi informo. Così abbiamo conosciuto storie della magistrale che ho detto che le ragazze in Romania fanno vincolo dello Stato. Ho parlato di un grande popolo, che è il popolo siciliano, che nonostante tutto quello che si possa dire, delle grandi minchiate, non, tra poco. Accenna, accenna. No, sentire tra poco, non posso parlare. No. Ok, ciao. Allora tra poco, grazie. Roy. Grazie a voi. Grazie mille. Ciao, scusa, ti posso chiedere un sorriso in macchina al volo? Un sorriso, sì. Grazie mille. Prego.
Grazie. Ciao a tutti. Cambiano il mondo intero. Io l'ho visto nella mia città, ci sono delle persone che hanno cambiato, ci hanno fatto vedere un'altra vita possibile. Quindi volevo ringraziare. Manca disco che per quanto in fuga torno sempre a te. Mi fai un sorriso proprio qui ora. E quando arrivano, spesso come accade. Grazie mille. Grazie. Ciao Roy. Ciao grande. Ti ricoverano. È molto bello, un onore essere qui. Cerchiamo di dare l'esempio, di dare il messaggio, un buon messaggio, un messaggio positivo. Cerchiamo di mandare un po' di amore a chi non ce l'ha, che siamo fortunati. Tirate sulle mani. Facciamo una canzone che si chiama Stanotte. È così. Vedi dove vai stanotte? Che questo pezzo parla di te, non ci penso mai a volte, ti mostri che hai lasciato questo perché cantano stanotte, niente, sempre qui due visi balli di mani gelate sui tuoi occhi grandi, leggimi la mente come i chiromanti. Portati a tavola, mangiamo le farfalle, quando andati le gambe suona sempre un allarme, ci addormentiamo sopra i rami degli alberi, tu mi fai uscire fuori. Decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra. Siamo contro la guerra che continua ad andare avanti in Sudan. Siamo contro la guerra che continua ad andare avanti in Medio Oriente, ma le guerre che non avanti anche la parte del cuore dell'Europa. La nostra non è una scelta di privilegiati, ma è una scelta che nasce non da una questione di necessità. Ciao, ti posso fare una foto? Guardami qui, con lo sfondo di qua, facciamo. Lo vogliamo ricordare al nostro Parlamento, al governo, che in queste ore. Grazie mille. I giornali pakistani di allora e come suggeriscono i tempi esageratamente rapidi dell'intervento. La guerra che chi uccide sia arruolato in un esercito o in un gruppo militare clandestino cambia qualcosa? Commettono le stesse azioni, compiono gli stessi crimini e fanno girare la stessa ruota. Eliminano.